Bentornati su Gio Consiglia. Quando ho dovuto scegliere l'argomento di questo video, allora ho pensato a un po' di cose, ma principalmente ho ragionato sul tema degli ultimi video che ho fatto per quanto riguardava Danza con Gio e per quanto riguarda in realtà il mese di luglio in sé. Il mese di luglio sul mio feed di Instagram e su YouTube ha ottenuto questo color carta da zucchero, che per me è un colore molto rilassante, motivo per il quale il tema di base è il relax di questo mese. Ma insieme al relax, a mio avviso, almeno per la mia persona, bisogna anche trovare la motivazione di affrontare determinate cose, le famose cose che ci lasciamo per l'estate quando si ha tempo, per affrontare situazioni magari di organizzazione, lavorative, casalinghe e anche relazionali. Motivo per il quale oggi io vi consiglio dei profili Instagram che seguo con piacere, che portano sul loro profilo delle belle frasi motivazionali. Sono sicura che tra di voi spettatori ci sono tantissime persone che su Instagram di tanto in tanto vanno a beccare quel post con quella frase che sentono azzeccatissima per se stessi, per la situazione che stanno vivendo. Ebbene, io oggi vi vado a consigliare questi profili che vi daranno ulteriori spunti di riflessione per motivarvi in vari ambiti e in vari modi. Cominciamo subito, cercherò di non tediarvi troppo ma di lasciare allo stesso tempo lo spazio a queste personcine carinissime. La prima persona che assolutamente devo nominare in questo video è Chiara di Chiara S, con cui chiacchieriamo ogni tanto anche sui suoi post, perché oltre a essere nate lo stesso giorno, quindi il 6 giugno, ho un'affinità mentale probabilmente con questa ragazza, al punto che ogni volta che pubblica un post azzecca esattamente quello di cui ho bisogno, che sia un consiglio, che sia una frase, che sia qualunque altra cosa. Perché infatti Chiara in realtà sul suo profilo con le sue frasi, i suoi consigli tratta della psicologia spiccia in pratica, quindi a livello teorico, quindi sul quale riflettere, ma anche a livello pratico, quindi come agire in determinate situazioni. Trovo il suo profilo molto bello a livello estetico, molto interessante, e veramente lei ha questa capacità di approfondire ciò che pubblica nei suoi post in maniera molto carina e molto diretta, ma allo stesso tempo molto delicata, ecco, quindi non in maniera brutale ma in questo modo. Quindi Chiara assolutamente è uno di quei profili che secondo me, se avete bisogno di una buona motivazione, di un buon momento, di spunto, di riflessione, dovete seguire. Un'altra persona che ho scoperto di recente gestisce il profilo Luffprint e si chiama Matteo Luffrano. Il profilo di Matteo Luffrano mi piace tantissimo a livello estetico, ma anche come scelta delle frasi, che sono di suo pugno. E mi piace tantissimo perché con irriverenza, perché comunque sono frasi che rappresentano delle situazioni irriverenti, scritte su dei post-it, appiccicati in posti relativamente casuali e con delle vignettine carine sotto, classici bigliettini che magari uno si scrive a scuola o cose del genere, però ovviamente lui lo fa in maniera molto più oculata. Scrive dei consigli sia dal punto di vista della motivazione relazionale, quindi con le altre persone, sia dal punto di vista della motivazione generale alla vita, con un sorriso sempre stampato nelle sue vignette. Comunque lui ti dà modo di ragionare sulla motivazione da ritrovare, da vedere assolutamente, anche perché veramente sono tutte carinissime queste frasi. Un'altra persona che dovete secondo me seguire su Instagram è Ghiotta Lettrice. Ha questo profilo dal feed stellare, o almeno io l'ho conosciuta che aveva questo profilo stellare, che poi ha proseguito nel tempo alternando con delle pubblicazioni di recensioni dei libri che legge. Questo perché? Perché parlando con lei ho scoperto che il suo profilo è nato principalmente perché stava perdendo la passione per la lettura per mancanza di tempo principalmente, quindi aveva bisogno di uno stimolo per mettersi a leggere. Quindi l'intento del suo profilo non è solo di tenere traccia delle proprie letture, stimolarsi a conoscere nuovi autori, stimolarsi a leggere di per sé, a guardare film e serie TV che sono subentrati insieme alla passione per la lettura, ma di fare la stessa cosa con chi vede il suo profilo, che magari leggendo una frase, leggendo una recensione di un libro, comunque viene voglia di andarlo ad affrontare. Il suo profilo a me piace molto perché oltretutto la scelta delle citazioni tratte dai libri che legge è veramente molto bella e riesce a estrapolare quella frase che può essere buttata in un'altra situazione di vita anche. Io inizialmente non avevo fatto caso, se devo essere sincera, a questa cosa che erano tutte citazioni da film, libri e serie TV, ma adesso che ci ho parlato e ci ho fatto caso sono andata a riguardare un po' il suo profilo, effettivamente è così.
ma sono talmente a sé come frasi che è vero che se contestualizzate capisci perfettamente che vengono da quel romanzo, ma senza pensare al romanzo, al film, alla serie TV, comunque sono delle bellissime frasi motivazionali, quindi è un profilo secondo me da andare a vedere anche solo per l'estetica che ripeto mi piace tantissimo. Altro protagonista di questo Gio Consiglia e delle nostre frasi motivazionali è il profilo di Righello Storie che è appunto popolato da un righello. Il righello è il piccolo protagonista di tutte queste vignettine con frasi che devo dire sono molto semplici e infantili, ma con la loro semplicità riescono a beccare il punto da cui partire per uno spunto di riflessione motivazionale e un punto da cui far partire poi la motivazione per agire in determinati campi. Sono proprio quelle frasi che se le leggi la mattina quando hai appena aperto gli occhi e devi svegliarti un attimo e guardi il telefono, ti tirano su dal letto in sostanza, oltre ad essere veramente molto molto carine come vignette, molto semplici, ma sempre con il sorriso. Infatti il loro motto è: ti invito a sorridere, offro io. È una cosa dolcissima, cioè io trovo le vignette di Righello Storie veramente dolcissime, quindi dovete andare a seguire questo profilo se volete la motivazione, quella del buongiorno in sostanza. Un altro profilo che seguo da tanto tempo, del quale ho letto anche qualcosa del blog che gestiscono queste ragazze, è Carezze d'Inchiostro. Carezze d'Inchiostro si focalizza principalmente sui libri, chiaramente, anche qui troviamo citazioni dei libri e recensioni di libri. La differenza sta nel fatto che questa pagina nasce effettivamente come un profilo Bookstagram, quindi comunque il loro intento non è principalmente quello delle frasi motivazionali, ma così come gli otto lettrici riescono a beccare delle citazioni che non solo ti invogliano a leggere il romanzo da cui vengono tratte, ma ti fa anche venire voglia di vivere in sostanza, cioè anche loro hanno questa bellissima capacità di estrapolare dei pezzettini, non solo delle frasi, ma proprio a volte dei dialoghi, a volte dei branetti veri e propri, che ti fanno invogliare al ragionamento, e questa è una cosa molto bella. Oltretutto, e come dicevo, loro hanno un blog nel quale raccolgono tutte le loro recensioni di libri e via dicendo, quindi anche qui, soprattutto se siete amanti dei libri, andate a vedere questo bellissimo profilo. In ultimo, un profilo bellissimo per il tema, ovvero Forse sono solo io. Un nome che rappresenta un po' questa frase che molti ci diciamo ogni tanto nella vita, quando ci troviamo in una situazione nel quale non sappiamo se siamo in torto o ragione e ci diciamo magari sono io che, magari sono io, forse sono solo io. A parte il nome che mi è piaciuto molto, c'è anche questa cosa che è un profilo molto artistico. Perché sì, ci sono frasi che rappresentano situazioni relazionali, che rappresentano una specie di monologo mantra che uno si deve ripetere per motivarsi ad essere una persona migliore, ma tutto è immerso nell'arte, in questi quadretti, questi mini quadretti che alla fine sono dei post di Instagram, ma che sono veramente curatissimi e bellissimi, che rendono il tutto ancora più suggestivo e ti invogliano ancora di più a dare attenzione alla frase e a trovare qual è il punto in comune tra il disegno dietro e la frase in sé. Quindi questo è uno di quei profili che secondo me dovete andare a vedere, anche perché non solo fa bene al ragionamento mentale per la motivazione, ma anche alla vista e al cuore per l'arte. Ecco, quindi questo è uno di quei profili che dovete andare a vedere. E con questo ho finito. Spero di avervi motivato abbastanza a raggiungere tutti i vostri obiettivi estivi, che siano obiettivi fisici, di relax, di vacanze, di cose organizzative, di relazioni e cose varie. Se avete altri profili Instagram da consigliarmi per questo tema, trovate lo spazio qua sotto dove c'è scritto commenti, allora commentate. Ecco, così facciamo un bel lavoro di squadra e ci motiviamo tutti insieme. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo sabato 10 luglio con TV Gio, mentre il prossimo Gio consiglia sarà il 29 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!